ragazzi, finalmente riesco a filmare questo video. A parte che volevo farvi l'unboxing, ho filmato tutta la parte in cui aprivo, scartavo eccetera eccetera, e poi quando stavo sincronizzando l'iPhone mi sono resa conto che non avevo internet a casa, e quindi adesso finalmente riesco a farvi il video. Però ormai l'unboxing è già stato fatto, però posso farvi il What's on my iPhone. E quello che ho preso, rullo di tamburi, rullo di tamburi, è l'iPhone XS colore gold. Allora, io, piccola parentesi Apple, io sono molto arrabbiata con voi della Apple, perché voi non avete fatto l'iPhone rosa. Allora, io ho sempre preso l'iPhone rosa, ero convinta di volerlo rosa, e voi mi avete fatto questo terribile dispetto, e cioè mi avete tolto il colore rosa. Io vi odio, voi della Apple, io vi odio. Allora, a parte questa piccola premessa, io dovevo farla, cioè ci sono rimasta malissimo. Ho detto, ok, allora che colore ci sarà? Oro, argento, e poi c'era l'altro argento, mi sa, insomma, ma come si fa? Cioè, vabbè. E quindi mi sono dovuta accontentare del colore oro. Devo essere sincera, però è un bellissimo oro. Allora, a parte che io adesso ho ordinato una custodia, sto aspettando che mi arrivi, quindi il mio cellulare non ha né custodia né assolutamente nulla in questo momento, e quindi devo stare super attenta, perché ho preso l'iPhone XS. Allora, voi sapete che io prima avevo l'iPhone 7, e l'iPhone 7 era diventato ormai inutilizzabile per me, che comunque lo uso per lavoro, cioè si bloccava costantemente, era lentissimo perché la Apple li rallenta, mi sono informata, lo so, e tutte le app crashavano, specialmente quelle un po' più potenti, quindi alla fin fine non è stata tanto una scelta quella di prendere un cellulare nuovo, cioè ho dovuto. Volevo prendere l'iPhone X, ma poi ho scoperto che dopo poco sarebbe uscito l'iPhone XS e poi anche l'XS Max, come si chiama Max, mi sa, e alla fine ho aspettato un po', appunto, perché uscisse questo, e poi ho visto anche che l'iPhone X l'hanno mandato completamente fuori produzione, quindi sono contenta di non aver preso quello, perché insomma, non so, insomma, probabilmente non andava tanto bene se l'hanno messo fuori produzione, non lo so. Comunque, voi lo sapete, io non sono un'esperta, però sono molto felice di questo cellulare, sto testando, ovviamente lo sto usando da pochissimi giorni, quindi probabilmente ci saranno un sacco di cose che io non conosco. È una figata però il Face ID, io appunto sono passata dal 7 all'XS, quindi non avevo il Face ID sul cellulare precedente, ed è davvero una figata, è facilissimo sbloccarlo, questo mi piace molto. Altra cosa molto molto figa di questo cellulare è quando tu provi a fare una foto, cioè quando scatti una foto puoi mettere la modalità portrait, praticamente il soggetto che sta davanti a te viene a fuoco mentre tutto il background è completamente fuori fuoco, quindi non so se si riuscirà a capire moltissimo. Questa è praticamente la foto normale, ok, la modalità portrait ti zoom un po' e tutto il background viene, lo vedete, viene sfocato, anche se appunto è troppo vicina alla mia mano, ma era giusto per farvi capire come funziona, il che è davvero una figata, specialmente se come me usate moltissimo i social eccetera, e quindi si ottengono foto più professionali. Poi vi faccio vedere insomma in realtà quello che ho nel mio iPhone. Allora, prima cosa, in alto ovviamente c'è Google Maps. Io non so se voi siete a conoscenza di questo, ma io mi perdo anche nella mia città, non conosco i nomi delle vie, non so come arrivare nei posti né a piedi né con la macchina, e quindi io probabilmente senza Google Maps in questo momento mi troverei tipo nell'Uzbekistan a cercarmi, perché sono terribilmente, cioè non ho il senso dell'orientamento, cioè proprio non ce l'ho, né che ce l'ho ed è messo male, cioè proprio non esiste. Poi vabbè, camera, camera messages, pictures, ho tante app carine, ne uso veramente poche però. Allora, c'è Insta Emoji, se voglio aggiungere un emoji alle mie foto eccetera. Poi ho Pic Collage, anche questa la uso sinceramente pochissimo, e serve per, ovviamente qui devo riaccettare tutto quanto perché il cellulare è nuovo, e serve per combinare più foto assieme in un collage. Poi c'è Fonto, lo uso e l'ho usato a volte, anche questa non la uso tanto. Praticamente qui aggiungo testo alle foto, insomma, però anche qua l'avrò usata due volte tipo. Poi c'è Meitu ha dei bellissimi filtri per le foto. Allora, è un'app giapponese, ce l'ho da sempre, probabilmente dei miei vecchi What's on my iPhone l'avete già vista, però ha dei filtri strafighi, si possono fare cosine molto carine, ti illumina l'incarnato eccetera eccetera, è
adesso è tutto bloccato, non so come mai, comunque questo è quanto. Poi c'è Visco, anche Visco ha degli ottimi filtri. Queste sono le foto che avevo migliorato, praticamente quando devo migliorare la saturazione, magari una foto è troppo buia, troppo chiara, devo migliorare la saturazione, devo migliorare il contrasto, eccetera eccetera, spesso uso Visco perché è un'ottima app per quanto riguarda appunto le modifiche ad illuminazione, contrasto, sharpening, quelle cose lì, e non dà effetto finto, insomma, come magari succede a volte se queste modifiche le faccio direttamente con Instagram. Questo è molto meglio. Poi c'è Snapseed. Allora, Snapseed la uso solo per una cosa. Allora, tipo, se in una foto c'è, non lo so, adesso vi faccio un esempio. Se in una foto c'è, ok, prendiamo questa foto che ho scattato. Mettiamo che qui, boh, vabbè, questa foto ovviamente va migliorata, saturazione e tutto quanto. Allora, Tools. Io questa app la uso per esempio, se c'è una cosa che voglio togliere della foto, magari ci sono io, non lo so, e nel background a terra c'è, che ne so, la carta di una caramella, io voglio cancellarla, vado su qui su Tools e poi Healing, adesso vabbè qui non c'è granché da cancellare, mettiamo che io voglia cancellare questo quadro di YouTube che sta in questo angolo e vado praticamente a toglierlo. Così a volte riesce bene, altre volte non particolarmente, però giusto per farvi capire come funziona, ecco, a volte un pochino si vede, ma questa è più che altro la funzione di quest'app. Poi c'è, vabbè, Facetune 2, o sia l'1 che il 2, non so perché ho ottenuto l'1, e devo riconfigurare tutto quanto appunto perché il cellulare è nuovo. Sostanzialmente qui che cosa faccio? Allora, per esempio, se devo sbiancare qualcosa, sbianco con la sezione retouch, poi vado su whiten, per esempio andiamo a sbiancarmi i denti, ok? Allora whiten e vado, qui si può sia swipeare proprio sui denti, però viene una cosa assolutamente non naturale, cioè guardate che roba è, cioè folle. Poi si può ovviamente con questo tool anche scegliere l'intensità in realtà, ma quello che io faccio di solito è andare a picchiettare, per esempio lo uso più spesso per gli occhi, se magari ho gli occhi stanchi e sono leggermente arrossati vado a picchiettare per renderli più bianchi, però ad esempio se vado a picchiettare sui denti il colore comunque viene più bianco, però non è una cosa così boom fortissima come poteva essere, ok? Questo non so se lo vedete, il prima e il dopo è molto molto leggero. Altra sezione che uso molto è la sezione smooth. Quando ho un brufolo o che ne so, una qualsiasi imperfezione della pelle, allora a volte uso il healing che vi ho fatto vedere prima su Snapseed, io quell'app probabilmente la uso solo per quella funzione lì, oppure vado ad usare la funzione smooth di Facetune, qualsiasi cosa capiti in realtà. Allora adesso in questa foto non ho brufoli, però vi faccio vedere sul neo come funziona, ecco, sostanzialmente, ah sì, vabbè, non potete vedere il prima del dopo, però ecco, vedete che si vede molto molto di meno. E poi a volte, ah sì, poi c'è matte, magari se ho un rossetto opaco, però non lo so, col tempo si è un po' andato a, che ne so, diventare un po' più lucido, non lo so, vado ed uso la funzione matte, questa la uso sempre e solo sulle labbra e vado a renderle un pochino più opache. In questa foto non ne avevo bisogno, però tanto per farvi capire, ecco, il prima e il dopo è veramente, si vede pochissimo la differenza, però se c'è una qualche luminosità eccetera si vede. E vabbè, poi c'è pure conceal per i brufoli, ma non lo uso quasi, anzi praticamente mai. E un'altra cosa molto carina è details, per andare a rendere gli occhi un pochino più definiti, vado a picchiettarci su details. Non posso farvi vedere prima del dopo, non capisco come mai non funzioni con quest'app, però ecco, per farvi capire, così era prima e così è adesso. Gli occhi diventano un pochino più definiti e quasi sembra che il mascara sembri più nero. Comunque questa è anche una funzione in realtà che uso poco. Comunque questo era Facetune. Poi vabbè, Facetune 1 era semplicemente la versione
prima di Facetune 2, non so perché ce l'ho ancora. Kira più è una cosa che mi chiedete in tantissimi. E serve per fare, adesso vi faccio vedere, serve per aggiungere lo scintillio e tutti quei glitterini, eccolo, alle foto o ai video. Ecco, vedete? Questo è sostanzialmente Kira Kira. Secondo me è una figata perché rende le foto, magari che già sono un po' sbrilluccicose, le rende ancora più magiche, quindi mi piace tanto. E, però ecco, la uso a volte, l'ho usata in una delle ultime foto su Instagram, quella sul profumo Dior, però non la uso spessissimo. Face Up è una figata perché allora c'è la funzione Impression, praticamente quest'app ti modifica un po' il volto togliendo le ombre, rendendolo più luminoso, e ti modifica il contouring, è una figata. E io uso molto spesso la funzione Wave. E adesso vi fa... Ah, qui funziona il prima e il dopo, per fortuna. Allora, questo è il prima e questo è il dopo. Questo è il prima e questo è il dopo. Vedete che ti illumina un po' il viso, ma ti fa comunque il contouring. E non cambia in realtà tantissimo la foto, non mi piace se un'app mi stravolge il viso, non la userei. E anzi, FaceUp mi piacerebbe che avesse il regolatore in modo da regolare l'intensità della modifica. Non è possibile, almeno per adesso, speriamo lo facciano, però ecco, tanto per farvi capire il prima ed il dopo. E poco, ma c'è e mi piace molto. E poi c'è Anam. Allora, Anam la uso per vedere, insomma, la usavo, non la sto più usando tantissimo, però è utile se vi piace avere un feed su Instagram ordinato. Molto figo perché qui aggiungendo una foto che volete caricare potete vedere come sta con le vostre foto, oppure se volete caricarne due, vi faccio vedere, potete scegliere come posizionarle in modo che il feed vi piaccia. Questa foto, ecco, in questo modo posso vedere come sta accanto alle altre. Se avessi un'altra foto da caricare potrei metterla accanto e vedere un attimino se è meglio caricare prima una, poi l'altra, eccetera, appunto soltanto per un fatto estetico di feed. Poi questa era la cartella Pictures, poi vabbè, Clock, allora Notes, note sono la mia vita, le note, cioè io metto tutto lì, le idee per i video, appuntamenti, vabbè, ho un'agenda fisica, però la prima cosa che faccio se ho un appuntamento, qualcosa che mi devo ricordare, la scrivo su note. Poi vabbè, App Store, Settings, Calendar, vabbè, Messenger, Asos, voi lo sapete che io tutto il mio shopping, anzi no, tutto no, però gran parte del mio shopping la faccio su Asos, hanno una scelta pazzesca e no, not sponsored, però mi piace. Beh, Twitter lo uso praticamente mai, sono KissMakeup01 se volete aggiungermi, ma non lo uso tantissimo. Vabbè, Instagram lo uso molto, lo sapete, e ultimamente sto postando molto di più di quanto facessi una volta, non so perché, ma c'era un periodo che non caricavo praticamente nulla, invece adesso mi è ritornata questa passione per Instagram e sto caricando di più, anche se voglio caricare ancora di più, ma fatemi sapere voi se magari è un po' esagerato, non lo so, secondo voi quant'è l'ideale di caricamenti su Instagram, o comunque quant'è che vorreste che io caricassi su Instagram, e fatemi sapere se vi piacciono anche le foto un po' più coserecce così, perché insomma io sono molto contenta di essere più attiva su Instagram, quindi insomma sappiatelo, sono più attiva su Instagram, e mi trovate come KissMakeup01, anche se in tantissime mi state dicendo perché non cambi nome, e non so se si può cambiare nome su Instagram, forse dovrei cambiare nome e mettere il mio nome e cognome anche lì. Poi c'è Instagram TV, io ho scaricato Instagram TV ragazzi, ma non so se vi interessa oppure no, perché alla fin fine secondo me è più o meno come YouTube, no? Vabbè che uno è in verticale e l'altro in orizzontale, però più o meno è insomma una specie di video streaming, quindi non lo so, potrei caricare dei video anche su Instagram TV, se voi me lo chiedete, se siete interessati io lo faccio, però fatemi sapere voi se lo seguite Instagram TV, se lo guardate, non lo guardate, non me ne frega niente, vi piace un sacco, insomma non lo so. Poi vabbè, LinkedIn, poi c'è la mia pagina Facebook, anche lì sono sempre KissMakeup01, poi l'app di Facebook, poi vabbè, foto, YouTube Studio, che è l'app di YouTube riservata ai creators, cioè agli YouTubers, e vabbè, poi c'è l'app di YouTube, Sign Now l'ho sempre avuto nel cellulare, non potrei vivere senza, firmo i miei contratti con Sign Now, o comunque qualsiasi cosa io debba firmare lo faccio con Sign Now, o contratti da completare da...
da completare, lo faccio con Sign Now, poi vabbè c'è l'app della mia banca, Translate, Google Translate, FameBit. FameBit è una specie di marketplace per i creator di YouTube e dove si trovano molte campaigns per noi creators, dove le aziende ci contattano, eccetera eccetera, ed è appunto di YouTube. Poi c'è Clue, vabbè lo sapete, Clue, ve ne ho parlato spesso, ho anche collaborato con quest'app, ma questa è un'altra, è un altro, come si dice, è un'altra prova di quanto io creda nelle collaborazioni che faccio, perché ci ho lavorato tipo 3 anni fa, però ho sempre continuato ad usare Clue. Poi vabbè, gli extra non li guardo mai, quindi non so nemmeno che cosa ci sia sinceramente. iMovie forse l'avrò usato un paio di volte, ma praticamente mai sul cellulare. C'è la mia cartella useless stuff, cioè roba inutile. E che cosa ci ho messo qui? Allora, qui ci ho messo tutta roba che io non ho mai usato nella mia vita. Measure, però, Measure è una cosa nuova che io vorrei testare in questo momento, perché praticamente si misurano le robe. Move iPhone to start, ok. Voglio misurare la lunghezza di questo mobile. Ah, ok, da qua, che figata, a qua. 67 cm, no, vabbè, che figata! Sì, non conoscevo, ma quest'app è veramente una genialata, secondo me. Non conoscevo quest'app. È una figata, l'ho visto nel video di iJustine e lei provava ad usarlo. Poi, quindi forse non è tanto useless questa, ma solo questa, però per il momento la lascio lì. Apple Store, non ho ben capito che cosa sia, perché lo confondo con l'App Store. Forse uno è per le app e uno invece per le robe Apple, insomma è abbastanza, abbastanza semplice, Nicole, potevi arrivarci. Poi c'è Netflix, io ho vissuto troppo senza Netflix, adesso sono letteralmente dipendente. Sto guardando, beh non so usarlo tantissimo in realtà, sto guardando contemporaneamente Orange is the New Black, a che puntata sono non lo so, andiamo a controllare. E Better Call Saul. Better Call Saul ho finito tutte le puntate vecchie e ne sta uscendo una ogni martedì, quindi sono al passo. Invece Orange is the New Black sono alla White Collar, ho guardato la prima puntata, non mi è piaciuto, mi è stato consigliato ma non mi è piaciuto. E invece Orange is the New Black sono alla terza serie, quinto episodio, non so quante serie ci siano, ma spero di non finirlo così in fretta perché mi piace un sacco. Comunque consigliatemi, se avete altre serie TV ragazzi, consigliatemi, sono sempre alla ricerca, io amo Netflix, cioè non posso vivere senza, qualsiasi momento libero io abbia, anche prima di andare a dormire mi guardo magari mezza serie TV così. Poi c'è Boomerang, devo avere Boomerang per poter usare i Boomerang su Instagram, non lo so, beh io ce l'ho. Poi vabbè l'app di Uber che in Italia non serve ma quando viaggio è molto molto utile, la uso ovunque quando viaggio, sia in Olanda che in America che boh, ovunque. Poi c'è Cute Circuit, questa è l'app della, che posso connettere alla mia borsa, alla mia pochette, che è quella con tutte le lucine che si muovono, per poter selezionare che tipo di lucina o se voglio metterci il mio nome, è una figata. Avete presente la pochette che mi è stata regalata da Benefit quando eravamo alle Maldive con loro? Figata. Poi c'è l'app EasyJet, non che a me piaccia volare con EasyJet, perché cioè, ho avuto i disguidi più terribili con EasyJet, però i prezzi sono buoni e le connessioni anche, più che altro sono proprio le connessioni che hanno, che è per questo che volo con loro. Poi c'è l'app di Foreo, conoscete Foreo, io amo i loro dispositivi, ne ho parlato spesso, connettere al dispositivo, è uscito il nuovo UFO, ne ho parlato, però uso anche quotidianamente il Luna, eccetera, il Luna 2, eccetera eccetera. E poi qui c'è l'app, comunque vi parlerò meglio del nuovo UFO in un video prossimamente. Poi c'è l'app di Games. Allora, Games ho i primi, allora c'è Cotton Candy, Fashion Princess, Cut Crease Makeup, Night Makeup e Summer Makeup, sono quei tutorial di makeup. Vi ricordate, ho fatto anche il video in cui cercavo di ricreare uno di questi tutorial? Ebbene sì, questo è, questi sono quei famosi tutorial, e potrei ricreare un altro video, tipo se vedo questo make up è molto carino, molto fighi gli zuccherini sulle labbra, potrei provare a ricreare anche questo, fatemi sapere. Se vi piace come idea lo faccio. E poi ci sono appunto altri make up, poi c'è, mamma mia ragazzi, quest'app è stata la mia droga
per mesi. Adesso mi sono disintossicata con difficoltà, ma già adesso che la apro mi sta tornando un po' questa smania di gioco. No, vabbè, è una figata. Allora, in quest'app tu praticamente sei il cuoco e praticamente ti occupi di servire il cibo ai clienti e di prepararlo. E ci sono vari tipi di ristorante, c'è il ristorante di sushi in cui appunto tu vai, io ovviamente ho completato praticamente tutto il gioco, tu vai e praticamente prepari il sushi, vi faccio vedere, cioè metti a bollire l'acqua per il riso, poi che ne so, prepari la salsa di soia, vedete, lei mi ha fatto due ordinazioni, quindi due tè, tac tac. Poi devo preparare il sushi, che se non sbaglio è questo quello che vuole. Come si fa? Ah sì, devo... Poi ci metto la salsa di soia. Ah no, il piatto prima forse. Ok, tac. E servo. Poi raccolgo le monete. Poi il bello è che se aspettano troppo si arrabbiano. Vedete la tizia lì, si sta già arrabbiando. Comunque questo gioco, ragazzi, è veramente... come si chiude adesso? Non so più chiuderlo, mi avete tolto il tasto home e poi non so più chiuderlo. Poi c'è Love Balls, oh, anche questo è super carino come gioco, non so se è famoso oppure no, io ne ho sentito, ho visto la pubblicità su un altro giochino e mi sono un po' innamorata di questo gioco, però non è facile. Sostanzialmente è molto semplice, allora, nel momento in cui io tocco lo schermo queste due palline cadono. Il mio obiettivo è disegnare una linea con il dito in modo da creare per loro un appoggio in modo che possano riunirsi. Quindi in questo caso farei così e così. Ecco, è questo, così ho passato questo livello. Quindi, vabbè, qui mi hanno dato 2 stelline su 3. Però è molto divertente questo gioco e non è per niente facile, eh. Io, ragazzi, ci provo. Sì, anche qui li ho fatti incontrare. Vabbè, questo, sostanzialmente questo è il giochino e si chiama Love Balls. Poi c'è, oh my god, allora, Granny, ragazzi, se vi piacciono i giochini horror e come me siete, insomma, fissati con le robe horror, Granny è il gioco che fa per voi. Voi siete prigionieri di questa Granny, questa nonna pazza praticamente, che è più un mostro che una nonna, e dovete scappare da casa sua, però quando fate un qualsiasi rumore lei arriva e vi uccide. Sì, è terribile e ti fa anche fare i, cioè nel senso, e ci sono anche i jump scares, cioè quindi ti fa venire proprio un colpo. E questo, vabbè, questo è tutto l'intro perché ovviamente è il cellulare nuovo, quindi mi fa rivedere tutto quanto. Questa è la stanza in cui tu ti trovi inizialmente e puoi guardarti attorno, però ad esempio se io mi avvicino qui e faccio cadere il vaso, adesso facciamoci uccidere tanto per farvi vedere, ok l'ho fatto cadere a terra, adesso arriva lei, ecco, infatti esattamente, non ho messo la musichetta perché altrimenti ti viene proprio un vero e proprio infarto, fidatevi. Poi c'è l'app, in tantissimi avete chiesto info su quest'app, quando ero alle Maldive e guardavo le stelle, guardavo i pianeti, con Skyview Light riuscivo a capire quale fosse Marte, quale fosse Venere, quale fosse Giove, e le costellazioni, ti fa vedere tutto quanto. Tu praticamente punti il cellulare, al cielo e lui ti fa vedere quali sono le stelle davanti a te in quel momento, così che tu le possa riconoscere. È una figata. Ovviamente alle Maldive era più figo perché il cielo era molto più sereno, cioè era molto più, non so, definito, si vedeva la Via Lattea, si vedevano le costellazioni, i pianeti molto meglio rispetto qua. Però secondo me è comunque una figata. Vedete, qui si vede la costellazione del Cancro, che sostanzialmente adesso è proprio sopra di me praticamente, però il giorno ovviamente non si vede se vado all'esterno, però qui c'è il Leone e vedete lì c'è Mercurio, eccetera eccetera. Qui c'è la costellazione della Vergine, da quella parte c'è questo Venere e poi qui c'è Giove e dietro la costellazione della Bilancia. Quest'app, se siete appassionati anche voi di astronomia o comunque vi affascinano queste cose, io ve la consiglio perché è una figata. E basta, credo di avervi fatto vedere tutto, perché poi vabbè c'è il telefono, le email, Safari, che è
browser che uso è WhatsApp. E questo è quanto. Questo è quanto, ragazzi. Quindi consigliatemi se ci sono app che mi conviene scaricare, perché pensate possono piacermi, sia per quanto riguarda i giochi che per quanto riguarda proprio le app in sé, che magari sono utili o comunque carine da avere. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo cellulare, se alcuni di voi l'hanno preso, insomma, come vi trovate. Io, per me è difficile, perché mi sento ancora impacciata, perché non c'è il tasto home e quindi cerco di arrangiarmi, ma è davvero difficile. Quindi per adesso mi sto arrangiando, ovviamente tra qualche giorno sarò abituata, però per adesso ogni tanto mi ritrovo lì a cliccare il tasto home e no, non c'è. Quindi però mi piace un sacco, è leggermente più grande rispetto all'iPhone 7, ma proprio di pochissimo. E perché non ho preso il Max, la versione più grande? Perché io ho tantissime borsette piccoline e se prendo la versione più grande non ci sta. E poi comunque non lo so, mi piace avere un cellulare un pochino più piccolo, mi è sempre piaciuto, e quindi per adesso non comprerei la versione Max o Plus o qualsiasi modo loro la chiamino, proprio per questo, perché preferisco i cellulari un po' più piccolini, anche se so che lo schermo più grande poi è più semplice quando ci lavori e riesci a vedere più roba, però esteticamente mi piace più il cellulare più piccolino, ecco. Quindi questo è quanto e io vi mando un bacio grandissimo, mia family, ricordate che vi voglio bene, scrivetemi qua sotto tutto quanto, perché lo sapete, leggo sempre tutti i vostri commenti, e vi voglio bene, basta, tanti baci, ciao, a domani.